Che bello, siamo in onda. Bene, cari amici, siamo in onda sempre qui su www.saiuswebnetwork.it, che è Saius Web Radio e Saius Web TV. E abbiamo chiunque dovesse vedere naturalmente questa scritta sulla Saius Web TV. E invece chi guarda, non è guarda diretta, queste veline, e queste veline, esatto, questa cosa. I Playmore, esatto, abbiamo theplaymore.com. Io vado un po' fuori video perché non ci siamo. Allora, cari amici, sempre in diretta web radiofonica e web TV dal MEI 2.0 di Faenza, provincia di Ravenna. Siete qui con Saiusweb Radio e theplaymore.com, www.theplaymore.com. Andate subito nel loro sito. Se vuoi, già. Se non avete capito, è The Playmore, TH. Avete sentito un urlo? Non eravamo noi. Non è neanche bisogno del microfono. Non abbiamo microfono. Esatto. Da dove l'avete tirato fuori? Da quale gabbia? No, abbiamo questi amici. Allora, con noi sono le 22, 15 minuti primi, le 10 e un quarto. Andiamo a casa. Esatto. Ore italiane, naturalmente. E quindi salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da tutto il resto del mondo. Venite a Faenza, anche domani siamo qua. Madonna, ma perché Saiuz si sta dimenando? Ma perché Saiuz è un uomo che vive in un mondo tutto suo. Allora, caos. Intanto andiamo a salutare. Parto io, non c'ho. No, non lo so. Mi metti in un angolo. Parto io, allora parto io. Andiamo a salutare theplaymore.com. Non so se l'avete ancora non sentito. Sono theplaymore.com, sono dei Playmore. Theplaymore.com è il sito. Esatto. Questa no, infatti. Questo no, è il sito dopo. Chiunque dovesse vedere qua davanti capirà ma perché. Si vede Saiuz. E andiamo a presentarli, a salutarli. Allora, io vi passo il microfono e poi vi lascio alla voce di Luca. Narrante, no? Che a cui appunto vi rivolgerete direttamente. Allora, andiamo con i Playmore, prego. Ok, io sono Bro Joe, il batterista del gruppo. Abbiamo appena finito di suonare, infatti siamo cotti, uccisi proprio. E niente. Aspetta, vabbè, notate il siamo francesismo, stiamo accisi proprio. Sì. Tipico. Di dove saranno, Gian, questa band? No, di dove siete? Dell'Alto Tesina, sì. Ma sarà Bergamo Alta, secondo me. No. Niente, vabbè, siamo felicissimi di essere qui. Abbiamo comunque fatto un'esibizione con i fiocchi, nel senso siamo contentissimi della nostra. Nonostante comunque il viaggio, tutta la giornata qui al MEI a seguire conferenze, parlare con tantissime persone del settore. Fare pazzi con la nostra scimmia, che poi gli amici che ci seguono in radio potranno guardarla diciamo sul web, su YouTube, nel nostro video. Niente, anche sul sito, se vanno su www.playmore.com, sulla home c'è il nostro video Things. E niente, eravamo stanchissimi, ma comunque sul palco abbiamo fatto il massimo, veramente abbiamo dato il massimo e siamo felicissimi di essere qui. Abbiamo intervista dopo la partita di calcio. Sì, esatto. Sì, no, il primo tempo è stato un po' così, bene, sì. Va bene, passa avanti. Sì, anche ma perché stiamo sentendo. Io chiederei. Sì, io sono. Vai. Io sono Pie, abbiamo qui a fianco a me Marz. Ehi, ciao, sono il basso. E Gian, che ha la chitarra di solito. Sono la chitarra e all'eminenza grigia. E alla chitarra, all'eminenza grigia e anche alla scimmia in quest'ultimo periodo che siamo a corto di personale, quindi siamo molto contenti di essere qui. Senti un po', ma come siete arrivati al MEI? Cioè, al MEI siamo arrivati in macchina, quindi molto regolare, serenamente. Traffico regolare, sì, è normale, scorrevolissimo. Tra Firenze e Bologna di solito è molto trafficato, molti tir. Tipico tratto appenninico. Con una fermata a Prato perché abbiamo vinto il Festival delle Radio Universitarie a maggio. Notare, ci siamo Gianluca, esibiti oggi proprio come vincitori di questo contest e ne approfittiamo per salutare tutti quelli che ci hanno seguito a Prato, in particolare Lidia Contuzzi di Radio Revolution di Parma. Addirittura quasi lapidario, sponsor, io è lapidario questo ragazzo, lapidario. Dichiarazioni di amore proprio. No, comunque siamo veramente contenti, qui siamo arrivati a Faenza, il MEI l'attendavamo già da un po' di tempo, avevamo già stalkerato tutti i personaggi di dovere. È stato molto interessante arrivare qui anche per confrontarsi con tutte le altre band. Abbiamo sentito recentemente una band che si chiamano perdonate, Cazzo, però scritto K-A-T-S-O K-U-T-S-O, perdonate, è l'americana Cazzo, è un razzo, quindi è davvero veramente in gamba, veramente bello qui. Poi eravamo già presenti sulla compilation di Suone all'Alba, eravamo vincitori del Festival della Radio Universitaria, avevamo rotto le scatole a chi di dovere qui dell'organizzazione, quindi se non venivamo qui insomma c'era qualcosa che non andava e poi siamo raccomandati.
il gobbo che suggerisce, fantastico. No, detto giustamente, no, è che siamo raccomandati. Fortunatamente diciamo non è vero. Gira e rigira, no, beh. Onestamente indipendenti e è da molto serena. Che suonate insieme o vi siete improvvisati ora? No, la band ha un percorso che è iniziato circa, quanto è stato? Una decina d'anni fa è iniziato, okay, con varie formazioni. Nel 2010 poi ci siamo incontrati io e loro tre, e poi al 2012 abbiamo dato vita al progetto, sì, di Playmore, che prima era Playmore, dando una forma completamente diversa, fino ad arrivare poi appunto a quello che è oggi The Playmore. Ah, che è un quindi progetto Gianna, che guarda anche all'estero. Anche questa band sembrano giovani, invece sono già 10 anni che, vabbè, la band era diversa, mi stava raccontando, perché tu ti sei assentato, te ne sei andato, no, però hanno una certa esperienza. Quanti anni avete? Quanti anni abbiamo? Quanti me ne dai? Oddio, non lo so. Allora, io sono il vecchietto della situazione, ho superato i 30, la media della band è 27. E niente, però siamo giovani, belli, e ci funziona senza Viagra, quindi penso che è già un punto d'arrivo importante. Me lo auguro, il Chalice, io uso il Chalice. Io ci darei il buon Renato Pozzetto e direi un braccio. Un braccio. Abbiamo una chiamata in diretta, è la mamma, signori, la mamma. Ma io rispondiamo in diretta, facciamo anche questo. Mamma, sono in diretta in radio. Mamma, lo compro il pane. Saiuzwebnetwork.it, se vai sul sito ci puoi trovare. Saiuzwebnetwork.it, ma devo attaccare per ovvie ragioni. No, ma stai, non dà fastidio, guarda. No, è la povera mamma, però insomma la mamma è sempre la mamma, però chiama un litro sempre di latte, mezzo chilo di pane, ma è tipico. Un saluto a tutte le mamme, se sono MILF poi ancora meglio. Esatto, scusa, che ci piace usare questi anglicismi. Ma che cosa vorrà mai dire? Vabbè, tornando, ti fidi delle mamme MILF, perfetto. Ho un pelo sulla lingua. Io aprirei un dibattito a riguardo, io mi soffermerei su questo aspetto. Sarà pelo di MILF? Sa che c'è più pelo, quindi più pelo per tutti. Vi aspettiamo comunque. Microfono. Vi aspettiamo comunque ospiti da noi quando ma volete. Dove, Gian? Dove? Naturalmente, come dice la Saius. Aspetta. Ospiti. In provvisoriamente i due compari. Tutti così. Provvisoriamente i due compari più uno, due, perché è giunta la seconda stagione, seconda edizione. Sono fuori. No, ci sono. In onda. È lunedì sera, quando volete, contattate Luca, appunto, il nostro responsabile organizzativo, che è il. E naturalmente fissato il lunedì per venire in diretta da noi dalle ore 22:10 di sera con questa trasmissione web. Domanda che professore non ha già capito. No, è che la nonna dorme a quell'ora. Non ho capito. La nonna dorme a quell'ora. E quello è il bello, perché lì possiamo parlare di tante cosce. Ma infatti c'è il podcast. Alle 2:30 del giovedì. Io lo conosco. Ci abbiamo tutto. Alle 2:30. Abbiamo... Salutiamo intanto il pubblico di Faenza. Ciao Faenza! Il bambino ogni tanto è Luca a questi momenti così. Tornando a noi, dicevamo. È stato un bambino, ci ha fatto. Ottimo, foto, hai visto, c'è un bambino che fa sul microfono, che sono, sì. No, dicevo, buonasera a chi passa. Ovviamente noi ci siamo tutti distratti per la presenza femminile in passaggio, rischiamo le gambe, ma assolutamente no, perché è passato un prototipo di MILF tipico, è per quello che e dicevo, quindi vi aspettiamo lunedì sera quando il ragazzo dire. Non è che ti ha detto belle parole, io non posso ripeterle, è che mi ha aspettato un po' all'angolo, quello è il problema. Ok, quindi non era proprio piccolino, comunque. No, esatto. Ma poi ci penserai tu, Luca, il nostro responsabile io, organizzativo. Io e la mia dialettica. La tua dialettica. Cioè, ci tireranno fuori dei guai. Per invitare tutti quanti ad andare sul sito theplaymore.com, come era già ovviamente scontato, ma soprattutto andare sui nostri canali ufficiali, che sono su YouTube, su Instagram, sì, e su Twitter, oltre che Facebook. Certo. Venite lì. Io stasera mi voglio rovinare. Stasera mi voglio rovinare. Ma io allora, se venite allora, qui. Un materasso, un set di pentole. Bravo. No, quello ce l'avevo finito. Allora, devi fare pure il tipo il risucchio dell'aria. Io stasera mi voglio rovinare. Urlo per dirlo a tutta Faenza. Perdonatemi, cari ascoltatori. Se venite su questo sito qui, oppure su Facebook, Twitter, vi adibiteremo sul vostro conto postale. Che ne so, siamo ovunque sui social. E ci scrivete: ehi, ciao The Playmore, siete davvero fighi, sai? Vi ho ascoltato su www.saiuzwebnetwork.it. Ok, vi regaliamo il nostro brano Things, singolo che è uscito
ad aprile, che potete trovare sì su YouTube e ascoltarlo quando vi pare, però se io ve lo mando in email voi potete ascoltarlo anche sulla MP3 senza connessione. Quindi non saranno più file converter di YouTube, no? No, robe lus. Faranno, perfetto. Mi sono nominato stasera. Ciao signorine, ciao. Ciao. È bella questa cosa che salutiamo cose a caso. Noi vediamo. Ma no, cose a caso è figo. No, non si può dire. No, non si può dire. Lui si è già innamorato comunque. Io sono sempre innamorato ad ogni angolo, mi innamoro. Ma lui si innamora 3 volte a settimana, quindi penso che. È 50 euro è alla volta. È un uomo. È un uomo, è un uomo d'amore. Ah, mi pagavano pure, non me ne sono accorto. Guarda te. Esistono uomini d'amore e uomini di libertà. Wow. Senti, se Marzullo ha finito, per piacere, io continuerei. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Allora, noi mandi a quel paese di libertà. Da Playmore, siete contenti di essere al May? Affaccio! Alla faccia del razzo, sempre, perché. Quelli del. Ho capito. Con la K. Rispondete, cari amici. No, noi siamo molto, molto felici. Noi siamo molto, molto, molto felici. È stata un'emozione tantissima. Siamo una squadra fortissimi. Un bacio a tutti. Un bacio. Un abbraccio ai playmore.com, il sito dove andare, theplaymore.com. Questo è pazzo. È bellissimo. No, no, dai, non fare così, dai, che poi mi emoziono. No, sì. Sul tendone che mi è costato. Questa inquietudine di vivere, basta, Marco se n'è andato, che palle, poverino. Senti, se Leopardi ha finito a questo punto direi che possiamo... Chiamiamo una pantera, che ce ne sono tante qua. Allora, cari amici, noi vi aspettiamo, dicevo, lunedì sera, quando volete venire ospiti da noi con Luca@science.com, la sua email, il nostro responsabile organizzativo del palinsesto, fissato lunedì. Naturalmente se voi siete sotto licenza SIAE, cioè sotto SIAE, purtroppo non potremo mandare i brani. Oh! Abbiamo perso. C'è stato un fuori onda. Cercasi bassista. Fuori campo. Abbiamo bisogno di un nuovo bassista. Bassista con due S, non basista. Allora, noi vi aspettiamo, però, anche se non possiamo mandare i nostri brani, perché noi siamo sotto licenza Creative Commons, vi possiamo ospitare sempre per parlare e promuovere. Perché vi ricordiamo che noi diamo spazio a tutti. Abbiamo avuto anche artisti famosi e non sotto SIAE, che naturalmente è peccato, perché va da sé, è bello ascoltare le musiche di chi viene ospitato, le canzoni, per contestualizzare e capire di cosa stiamo parlando. Però non è un problema, anche se non le mandiamo in onda, è anche un piacere avervi ospiti. E va da sé che è uno scambio reciproco di pubblicità e promozione. Quindi voi venite da noi, noi salutiamo una i vostri fan. Comunque il cartello colombiano ringrazia sempre. Esatto. Il cartello colombiano che noi abbiamo sempre come. Quindi un saluto ai The Playmore in theplaymore.com. Grazie. Aspetta, dei Playmore, eccola qua, logo. E presto ospiti da noi, provvisoriamente due compari del lunedì sera dalle ore 22:10 italiane. Perché ricordiamo, esatto, che ricordiamo andiamo in onda sul web, quindi in tutto il mondo ci ascoltano anche dall'altra parte degli States. Che salutiamo, dear friends coming up from the USA, we want to thank you very much for coming here tonight. Questo in France, near close to Ravenna, Emilia Romagna. Ti piace chi? Ti piaciuto chi? Sono un po' perché una bascia montagne. Va bene, è stato un piacere. Questo è dalla parte di New York, la zona, il quartiere italiano. Okay. Los Angeles è un'altra cosa. Volevo fare i complimenti, diciamo, il ragazzo è veramente preparato. Cioè, proprio ha studiato, si vede che ha studiato. Quello finisce, devo acchiapparla. Vorrei farvi notare che stiamo salutando da tipo un quarto d'ora. E questo è normale per abitoti, noi. Abitoti che il programma chiude alle 23:30, ma in realtà alle 23:50. Esattamente. E saluti, potrebbe andare oltre la mezzanotte, ma non lo può fare perché a mezzanotte il palinsesto prevede The Rock Band History, che è la rubrica del sottoscritto che parla della storia della rock band. Questa settimana. E allora sicuramente sarà un bellissimo programma. Sulla fiducia così. Preparato. Ti ringrazio. Sto parlando dei Jethro Tull queste settimane. Vabbè, ho parlato di Dire Straits, Led Zeppelin, di Purple. Ci piace Black Sabbath, la triade dell'hard rock. E il The Who, gli UFO e quant'altri. Se anche voi volete avere una fascia dedicata, bastava che mi contattaste. Adesso non più. Basta contattarmi e possiamo fare anche una fascia dedicata a voi, in italiano ovviamente, e intervistando voi, che poi va in onda diverse volte, diverse settimane.
diciamo, no, non per farci complimenti da soli, però anche, no, anche noi abbiamo un falso esponente che potrebbe anche farla in inglese se c'è bisogno. Cioè. Spesso con la lingua inglese, però, perché sono le donne inglesi poi sono sporche, dicono, quindi evitiamo la lingua. Sporche che non si lavano, si intende, sì, ovvio, sì. Così dicono. Dirty. Non ce l'hanno, i francesi. No, infatti, questo è vero. Noi l'abbiamo copiato. Ma, quindi, noi siamo uomini d'amore, quindi. Non di libertà. Non di libertà, e quindi la potremmo fare in inglese se vuoi. Tradotta in italiano, ovviamente. Questa, ci autotraduciamo noi, no? Bellissimo. Io non ti devo tradurre. Sottotitoliamo con una carta igienica che gira. Questa ce la passiamo da sotto, fantastico. Aggiudicata in BMT, che è l'altra trasmissione, Band Music Time, sempre del sottoscritto, che è in doppia lingua, inglese e italiano, perché vado a intervistare parlando con le band in inglese di tutta Europa e del mondo. E quindi la facciamo con una band italiana. Follow us, follow the Playmore, coming from Naples, stand by, ciao. È bella, the band, the band is on the table. The band is on the band. The band is on the table. Ok. No, no, the band salutiamo the Playmore. È da 20 minuti che dobbiamo salutare. Ok, perfetto. È fantastico. Vi auguriamo ancora un buon proseguimento. Se domani siete qui al May come noi, ritornate pure a trovarci, che faremo ancora un'altra. Diciamo così, e aspettiamo sempre su www.sciencewebnetwork.it. Provvisoriamente due compari più uno. E tutte le altre trasmissioni nel palinsesto di Science Web Radio e Science Web TV. Ciao, e Playmore! Playmore! E sai se capirà se devi staccare oppure no la diretta.